Ciao a tutti, sono tornata, eccomi, e con il secondo video di questa nuova rubrica Pillole di Benessere. Parleremo oggi dell'attivazione addominale, che è un concetto apparentemente molto semplice, e a parole mi sembra molto semplice, ma in realtà mi accorgo che è molto difficile per le persone metterlo in pratica, perché succede a volte che in realtà si fa l'opposto di quello che la propria mente vorrebbe. Quindi nei video sembra tutto semplice e facile, mentre nella realtà non è così. Per cui cercherò oggi di rinfrescare questo concetto che le persone che mi seguono e si allenano con me conoscono bene, ma che è sempre meglio comunque rinnovare e cercare di interiorizzare davvero. Allora, per quanto riguarda la respirazione, ne abbiamo già parlato e utilizzeremo nuovamente la respirazione che abbiamo imparato la lezione successiva, ossia la respirazione posteriore laterale toracica. E io inizierò seduta, poi vi farò vedere la stessa pratica anche da sdraiata, pancia in su, supina, ma in realtà è un'attivazione che possiamo fare in tutte le nostre posizioni, tutte le posizioni, quindi in quadrupedia, sul fianco, e questo è l'obiettivo, cioè mantenere una buona attivazione addominale mentre si fanno le transizioni nei diversi movimenti, ci si muove durante l'allenamento, ma magari ci si muove anche nella vita fuori. Okay, in alcune situazioni, non sempre, chiaramente non abbiamo sempre la concentrazione per attivare l'addome, però ci sono dei momenti in cui è necessario, per esempio, prima di fare uno sforzo, di tirare su una cassa d'acqua, prima di riporre un baule pieno di vestiti in alto, prima di tirare giù qualcosa, prima di prendere un bambino e lanciarlo dalla finestra, insomma. Possono essere nella quotidianità diverse situazioni per le quali è necessario avere una buona attivazione e consapevolezza. Una buona attivazione addominale e quindi consapevolezza che è necessario questo. Quindi, proveremo oggi a portare le mani sulla cassa toracica, quindi non abbiamo la sciarpa, ma con le mani sulla cassa toracica proviamo a mandare l'aria nelle costole come abbiamo fatto la volta scorsa. E poi la butteremo fuori, questa volta proprio dalla bocca. La volta scorsa non ho specificato, ma proviamo a inspirare dal naso per 5-6 secondi e proveremo a buttare fuori l'aria dalla bocca per 5 o 6 secondi. Ok? Questo è il primo compito. Come vi dicevo anche l'altra volta, è necessario che la vostra posizione seduta sia corretta, per cui dovrete controllare che le ossa del bacino siano verticali e che la vostra schiena sia il più possibile dritta, quindi cerchiamo di evitare delle flessioni in avanti, ok? Quello che vi chiedo poi è di continuare a respirare come stiamo facendo, ma di abbassare un pochettino le mani, ok? Le mettiamo qua con le dita che toccano la pancia, ok? Sentite che le pareti addominali, quindi la pancia per adesso è rilassata e vorremmo proprio che fosse rilassata in una prima parte. Continuando a respirare, proviamo, buttando fuori l'aria, a buttarla fuori del tutto e un po' forzatamente. Questo vuol dire che nella parte finale proviamo proprio a buttare fuori tutta, 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 tutta l'aria prima di riprenderla, quindi magari ci vogliono anche qualche secondo in più di 5 secondi, ok? Quindi proviamo inspirando a mandare l'aria nella cassa toracica di lato dietro e buttando fuori l'aria ci concentriamo a buttarla fuori seriamente tutta. Quando l'abbiamo buttata fuori tutta, allora sì, la riprendiamo e la proviamo a mandare nelle costole. E lo rifacciamo. Ok? Quindi sotto le vostre dita, che sono sulla pancia, succede qualcosa. Semplicemente sentite che è come se la pancia un po' scappasse dalle dita o ci fosse proprio una contrazione muscolare che fa sì che la
pancia un po' si ritragga. Queste sono già le pareti addominali, ok? Trasverso, gli obliqui. E questo è il primo step, la prima attivazione fondamentale da interiorizzare, da capire prima di andare avanti, ok? Che se non c'è questa, questa parte iniziale, questa consapevolezza, questo, diciamo, io lo chiamo come il motore per andare avanti con la macchina, se non accendi il motore, sì, tu vai, però, anzi, in realtà la macchina non vai proprio. Nel Pilates ovviamente ti puoi muovere, però diciamo che non hai questa, questo punto di partenza iniziale fondamentale. Perché è fondamentale? Perché è importante stabilizzare il bacino durante i movimenti, è importante prevenire diastasi o aiutare a curare diastasi, per esempio post parto, ed è importante le pareti addominali attive per proteggere la nostra schiena, cioè se non, se non c'è un addome attivo e profondamente attivato, possono esserci diversi tipi di danni, insomma. Proviamo la pancia in su, va bene? Allora, ci proviamo a sdraiare e se volete potete usare anche un cuscino dietro la testa e proviamo a fare lo stesso esercizio, semplice. Lo sguardo è verso l'alto, abbiamo la cassa toracica appoggiata, il bacino e facciamo lo stesso esercizio. Quindi proviamo a mandare l'aria nelle costole di lato e dietro e poi buttando fuori l'aria forzatamente dalla bocca. Sentiamo che le pareti addominali sfuggono dalle nostre dita, ok? Semplice, semplicissimo. Quello che vi chiedo è di non muovere niente. Non c'è movimento di bacino, non c'è movimento di cassa toracica, non c'è movimento di cervicale. Siamo fermi, in neutro, siamo fermi, ok? Questa attivazione la potete provare poi da soli, per esempio sul fianco, dove la pancia appunto è più propensa a cadere verso il pavimento, oppure la possiamo provare a quattro zampe, quindi in quadrupedia. Identico. Quello che vi chiedo appunto è di non muovere nulla, cioè non c'è movimento della colonna, del bacino, ok? Diciamo che rimaniamo in neutro, poi anche lì il neutro è un altro concetto importante che affronteremo. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguita e ci vediamo alla prossima!